Il monastero di Santa Maria e Santa Croce di Casanova era ubicato al centro di un ampio e fertile comprensorio agrario, donazione dei marchesi di Saluzzo ai monaci cistercensi. La chiesa del complesso abbaziale, gotica, a schema basilicale a tre navate a croce latina, con l'abside orientata verso Levante, venne consacrata nel 1160. Venne totalmente trasformata in stile barocco dall'abate Innocenzo Migliavacca nel 1680 e successivamente in parte smantellata. Sono ancora presenti nella parte superiore della navata centrale gli stucchi rigogliosi che formano i capitelli e circondano riquadri dipinti, opera del maestro luganese Francesco Maria Scala. I 13 dipinti della navata, ad olio su tela di soggetto mariano, sono del pittore Federico Cervelli, come la grande pala dell'Assunta posta nel coro intagliato, realizzato dal maestro Giacomo Boeri nel 1685. I dipinti, con la volta absidale raffigurante l'incoronazione della Vergine, sono di mano del pittore savonese Bartolomeo Guidobono, che realizzò anche quelli di altre cappelle e della cripta, recentemente ritrovata. Sul lato meridionale della chiesa sorge il monastero, totalmente ricostruito dal 1743 e il 1753, dall'abate Francesco Uberto Redenaschi, su progetto dell'architetto Giovanni Tommaso Prunotto. All'interno ha un ampio chiostro con portico a colonne binate.